Inizia la terza puntata di Amori e Obiettivi. Oggi conosceremo quattro nuove storie di quattro nuove coppie, tutti con un elemento in comune, il romanticismo. Hanno dichiarato il loro amore e hanno fatto la proposta di matrimonio, l'uno diverso dall'altro, ma uniti da un elemento fondamentale, il romanticismo. Durante gli scatti hanno dimostrato molta timidezza, ma poi c'è stata tanta spontaneità e tanto divertimento. Andiamoli a conoscere. Qual è il fiore che rappresenta il modo giusto per poter dire a una persona ti amo? Stranamente, forse inaspettatamente, è il tulipano, perché il tulipano è il fiore dell'amore, appunto, secondo il significato dei fiori, per eccellenza. Cioè, se io devo dire, come quando si utilizza sempre volutamente il linguaggio dei fiori per poter dire ad una persona o poter riferire a una persona un messaggio senza dirlo, secondo il linguaggio dei fiori, per dire ti amo si dà un tulipano. Nel linguaggio dei fiori, chiaramente, così come nella vita ordinaria, anche i colori hanno dei significati precisi, per cui il tulipano rosso sarebbe per eccellenza quello che rappresenta il sentimento dell'amore verso un'altra persona. Logicamente negli anni si è un po' persa questa abitudine a considerare questo fiore come tale e per qualche vario motivo, anche per una questione molto spesso di disponibilità lungo l'anno, la rosa ha fondamentalmente poi preso questo compito. Rimane sempre un top il classico, su questo io sono uno di quelli che non ama a tutti i costi il classico, però ricorda sempre in maniera abbastanza ferma l'idea che il classico sia spesso intramontabile, cioè noi sempre dobbiamo parlare a quello che parla la nostra pancia, quindi di fatto dialogando con quello che dialoga con noi riusciamo a capire cosa ci emoziona. Molto spesso gli addobbi romantici, nel senso stesso della parola, riescono sempre ad avere una marcia in più rispetto a tante nuove proposte o nuovi modi di vedere l'allestimento. Quindi per me uno dei top, per assurdo, rimane il classico. Uno di quelli che davvero mi restituisce il sorriso ogni volta che lo penso è legato a uno sposo che arrivò in piena estate da noi, grosso modo 7-8 giorni prima del matrimonio, disperato perché non aveva trovato la quadratura del cerchio col suo fornitore floreale, naturalmente, e non aveva idea di cosa potesse davvero fare, perché non riusciva più, aveva davvero troppo a timore che questa cosa andasse in qualche modo a rotoli. Alla fine ci chiese di aiutarlo, in questo caso abbiamo capito che fondamentalmente era un problema di incomprensione, ma naturalmente abbiamo offerto la nostra possibilità di poterlo aiutare e siamo riusciti a risolverlo. Abbiamo fatto i suoi allestimenti, lui è rimasto davvero estremamente felice, tanto che lui ci venne a trovare nell'anno successivo ogni mese con la sua dolce metà, ogni anniversario ha il piacere di venirci a trovare e di scambiare ancora una volta due chiacchiere con noi.
Antonio è un ragazzo così come lo vedi, solare. Bellissimo, se ho scelto di sposarlo è bellissimo. E poi è un ragazzo romantico, il ragazzo che mi ha fatto innamorare, basta. Da quando eravamo piccolini. Perché suo padre e mio padre erano amici di infanzia, migliori amici. Quindi la vedevo spesso con suo padre. Diciamo che lui non mi stava proprio simpatico, credo che neanche io stavo... Questo non lo so, non l'ho mai capito. L'approccio, diciamo, è venuto a scuola, che la salutavo, ogni tanto scambiavamo qualche parolina. Non me lo ricordo, con esattezza. Credo di averlo fatto io, ora non ci penso esattamente. Un giorno mi ha cercata chiedendomi se fossi già lasciata. Lo ero già da un po', lui se n'era accorto un po' in ritardo. E niente, da lì abbiamo iniziato a parlare, a frequentarci. E poi ci siamo messi insieme, abbiamo capito che, insomma, l'antipatia si è trasformata. Al di là dell'aspetto fisico, la cosa... proprio che metto al primo posto è il suo carattere. Una bellissima ragazza, anche il suo carattere ha un carattere molto forte di donna. Mi fa sentire importante, non ho mai avuto dubbi su questo. Cambiamo domande. Una storia, solamente una. Per il mio compleanno mi ha regalato a sorpresa un viaggio. A Singapore mi è venuto, ho organizzato tutto il viaggio per fargli la proposta. E la sera che siamo arrivati, il 5 novembre. E l'ho fatta in piscina. Davanti a tutti, che vergogna. E l'ho pure registrata, quindi la manderò il giorno del matrimonio. Non me l'aspettavo, è stato bellissimo. Senza dubbio in chiesa, perché io sono cattolico. Ci crediamo entrambi, perché sicuramente il Signore testimone il giorno del nostro matrimonio è una cosa che sentiamo, insomma, desideravamo insieme. Ma con gli amici? So che stanno facendo qualcosa le mie amiche, nonché damigelle. Ma non ho idea di cosa stanno organizzando. Sicuramente lo farò, anche perché ci tengo. Ho degli amici a cui tengo molto e sarà una cosa particolare. Mio fratello, mia sorella, Alfredo e Alfio. E sono due amici miei. Sono due. Mio fratello, perché è la persona con la quale sono cresciuta. E l'altro testimone invece è mio zio, che anche lui mi ha cresciuto e l'ho visto presente in tutti i momenti più importanti della mia vita. Secondo Antonio non ci dovremmo vedere per una settimana, credo impossibile però. Il mese prima delle nozze ho deciso che non ci dobbiamo né vedere né sentire. È una scelta bella tosta. Vedremo, non lo so ancora. Ti dà quella voglia di rivederla il giorno stesso, sarà una bella emozione. Sì, io sono sicuro della scelta. Devo convincere lei che ancora non è... Sì, assolutamente. Perché siamo una bella coppia? Non lo so. No. Ci stiamo provando, intanto ci stiamo provando. Siamo messi però... in gioco, speriamo di vincere, più che altro non lo pretendiamo, speriamo. A me il fotografo. Non lo so, forse la passione che ci accomuna, il viaggio. Sì, un viaggio, ci facciamo una croce e ci rilassiamo un pochino, che siamo un po' tesi in questo periodo. Discoteca tramite amicizia in comune, siamo ritrovati una serata insieme.
È stata dura per lui all'inizio, per un bel po'. C'è stato un lungo corteggiamento da parte mia, perché lei, diciamo, in quel periodo era più no che sì. Ma alla fine ce l'ha fatta, insomma. E dopo 2 anni si è ritrovata anche lei a Bolzano insieme a me e abbiamo vissuto insieme per 4 anni. Tutto, i suoi modi di fare, il suo modo di pensare, i punti in comune che abbiamo, è stato tutto. Il suo cuore. E nessuna. Una. L'ho fatta io, l'ho fatta la sera di Ferragosto, a mare, in riva al mare. Arrivato a un certo punto mi disse: facciamoci un'altra passeggiata, e quindi passeggiavamo. Vidi lui che si voltò a destra, a sinistra. E le ho dato l'anello, mi sono messo in ginocchio. Mi fece tutta la dichiarazione e concluse dicendomi: mi vuoi sposare? E lei accettò. Non abbiamo una meta fissa, diciamo che stiamo valutando diverse opzioni. Alle isole Fiji? In chiesa. No, ci sposeremo in chiesa. Ancora non lo so, sto lasciando carta bianca ai testimoni, vediamo un attimo. Non devo pensarci io, devono pensarci le mie amiche. I miei testimoni saranno Elo, Andrea, sono amici dall'elementare praticamente, quindi fratelli, e mio fratello Alberto. Mio fratello. E penso di sì. Credo proprio di sì. Anche perché dovrò dormire, quindi credo proprio di sì. Probabilmente sì, l'emozione sarà tanta. Probabile. Ovviamente sì. Sì, sono molto sicura. Speriamo di sì, sinceramente. Siamo, diciamo, nelle mani della professione del nostro fotografo, che è un grande. E comunque le foto sicuramente hanno un elemento in più, che è lei. Perché ce lo meritiamo? Siamo simpatici. Locale. Ricevimento. Ricevimento. Lei è la mia compagna, Letizia, ci sto benissimo, già conviviamo da un paio d'anni e adesso ci dovremmo sposare. Lui è salvo, io dico sempre che il mio angelo custode in terra, è la persona che mi ha capita più di tutti. Lui era di Piantone in una banca, mentre invece io lavoravo come ausiliare per lo stesso comune. Vabbè, ci siamo conosciuti al lavoro, io lavoravo in banca e lei si occupava delle strisce blu per un comune qua di Acireale. Vabbè, un po' tutte e due, sia per il lavoro mio che per il lavoro suo, diciamo. Che anche per un'informazione bancaria, io per un'informazione giustamente sulla zona, su tutto. Lui, in tutti i modi possibili e immaginabili. Non me lo filavo proprio, non era per niente il mio tipo. Finché poi, dopo 2 anni, ho incominciato a dargli un minimo di confidenza. Tutto il carattere che c'ha è un carattere molto dolce, capisce le persone. Effettivamente il fatto che nonostante ciò, Io non ci parlavo e ho capito che tutto sommato riusciva a capirmi più di quanto io pensassi. E poi perché sinceramente uno che ti sta dietro 2 anni non è, cioè, vuol dire che un minimo di interesse ce l'ha. Sì, ne ho avuto una, da cui
ho due figli, grandi, però che è finita 16 anni fa. Importanti diciamo no, cioè, questa è stata diciamo, l'unica, quella più importante, finora. Si parlava del fatto che effettivamente era giusto regolarizzare, perché comunque sia noi stiamo bene, però è come se ci manca qualcosa diciamo, per completare tutto il resto. Diciamo l'abbiamo fatta assieme alla fine di tutto, non possiamo dire l'ho fatta io, l'ha fatta lei. Per ora rito civile. No, rito civile. O a casa o lavoro, non è più male. No, non so, ancora non abbiamo, io non ho deciso. In Cina? E qualche isola della Cina. Mi sono Rosalia e Sabrina, che sono i miei figli. E sono, diciamo, vicini a noi e hanno aiutato a costruire la nostra storia. Anzi, grazie a loro siamo già una famiglia. Ma noi credo che dormiremo assieme, non è quello il problema. Credo di sì. E credo che sarò emozionato e non ce la farò nemmeno a parlare. Sì, credo anche tanto. Io non credo di vincere. Alla domanda se mi farebbe piacere, sì, sicuramente sì. È un viaggio, il viaggio. Almeno. Praticamente è il mio migliore amico, il mio confidente. Denise è, io la definirei nel modo più giusto, la mia dolce metà. E lo amo perché lui mi è sempre vicino, mi confido con lui. E forse è anche un po' l'opposto rispetto a me. Lei è più calma, più tranquilla, più silenziosa, io invece sono più impulsivo, più istintivo. Quindi diciamo che ci completiamo. Il suo sorriso, il modo di muoversi, e lo amo. E quindi Denise per me è questo, Denise non è una frase detta, non è una frase fatta, ma è quello che volevo io come persona che mi stava accanto per tutta la vita. 18 anni fa, durante un torneo estivo a Valverde, io ero fidanzata con il mio ex, praticamente giocavo nella stessa squadra di calcio. E come ci siamo conosciuti? Tramite messaggi. E da lì è stato un susseguirsi di SMS. La nostra storia, tra virgolette, non è iniziata in questo modo, la nostra conoscenza sì. L'ho fatto io perché sono stato io a mandarle il primo messaggio, ma niente di particolare, era un messaggio di conoscenza. Poi da lì, pian piano, si è capito che poteva esserci qualcosa e poi così è stato. Sono stati 3 anni di corteggiamento da parte di Paolo. Io l'ho sempre lasciato un po' lontano, perché inizialmente mi stavo anche, tra virgolette, un po' antipatico. E poi ci siamo fidanzati dopo 3 anni, il giorno del suo 18° compleanno, gli ho fatto questo regalo. Il suo essere, ripeto, sensibile, la vedo come se avesse bisogno di qualcuno che la proteggesse, quindi mi sento in parte quella persona. Il suo sorriso, perché secondo me quando sorride, secondo me si illumina proprio il mondo. E poi una cosa che mi è piaciuta di Paolo è che è una persona molto sensibile. E questo è un aspetto che io adoro nelle persone. Il giorno del mio compleanno in questa storia è un giorno particolare. Semplicemente perché noi ci siamo fidanzati il giorno del mio compleanno, esattamente il giorno del mio 18° compleanno, che è il giorno anche del mio onomastico. Eravamo a cena fuori per festeggiare il suo compleanno e io non mi aspettavo completamente della proposta. Dopo cena siamo ritornati in hotel perché pernottavamo lì e a un certo punto lui mi insisteva per andare fuori a vedere le stelle. Tra buio c'erano le stelle che illuminavano, diciamo, la situazione. E quando io le feci la proposta, la sua, probabilmente perché o non se l'aspettava
o l'emozione, quando io le diedi l'anello, lei lo chiuse. Ha aperto la scatolina, io invece di rispondere sì, ho chiuso la scatolina e l'ho abbracciato. È stata la nostra proposta. Andremo in America, faremo due notti a New York, Washington, Philadelphia, Cascate del Niagara. E poi partiremo da Miami per una crociera ai Caraibi. Ci sposeremo in chiesa, la chiesa è la Basilica San Sebastiano da Cireale. Anche perché comunque noi siamo molto cattolici e ci teniamo a coronare questo sogno davanti a Dio. Sto pensando perché credo che siano già i miei amici che ci stanno pensando e questo non mi lascia tranquillo, quindi cosa vorranno fare non lo so, sentivo partenze, Malta, due giorni fuori e la cosa non mi lascia tranquillo. Organizzato dalle mie amiche, quindi non so quello che mi aspetta. Mia sorella, che comunque è un pezzo del mio cuore, una mia cugina carissima, che siamo cresciute praticamente insieme, e mia cognata. Non so se si può dire adesso perché ancora alcuni non lo sanno, però uno è sicuro ed è mio cugino, le altre due persone le riservo a non dirle semplicemente perché non lo sanno e perché voglio dirglielo io piuttosto che farglielo sapere. Sì, dormiamo separati. Sì, dormiamo separati perché ci tengo comunque a avere questo distacco il giorno prima, anche perché di solito siamo sempre insieme, quindi avere quell'emozione quel giorno sarà particolare. Io penserò che arriverò con le lacrime in chiesa, sicuro. Credo che sarà commovente. Sì, sì, non ho dubbi. Ero sicuro 18 anni fa, figuriamoci se non lo sono adesso, sì. Siamo la coppia più bella. Perché secondo me siamo la coppia giusta per poter vincere, perché per via della nostra storia, degli anni che stiamo insieme, e secondo me è una cosa che può colpire chi sceglierà la coppia che deve vincere. Siccome ci piace viaggiare, ti dico che quello che mi piacerebbe vincere è un viaggio. Ti fa provare delle emozioni che comunque di solito non riesci ad avere quotidianamente. Spiegare agli altri quella che realmente è la tua storia d'amore, come tu la vivi e come cosa intendi appunto per essere coppia. Allora, come abbiamo visto e ascoltato, gli uomini hanno fatto delle proposte di matrimonio tutte diverse ma molto particolari e, come vi dicevo prima, tutti molto romantici. Abbiamo visto Antonio e Jessica, una coppia giovanissima che decide di pronunciare il fatidico sì, dove Antonio la proposta la fa a Singapore, nell'ultimo piano di un hotel. Poi Francesco e Valeria, una coppia da molto tempo trasferita al nord, ma che rimane fedele alla tradizione siciliana, dove Francesco si inginocchia sul nostro lungomare e gli chiede se vuole sposarlo. Abbiamo avuto anche Salvo e Letizia, coppia abbastanza matura, decide di pronunciare il fatidico sì, dove scelgono i figli come testimoni. Paolo e Denise, una coppia timidissima, molto giovane anche loro, e come nelle favole Paolo decide di fare la proposta sotto il cielo stellato di una calda sera d'estate. A questo punto non rimane che dirvi, ci vediamo alla prossima e conosceremo altre nuove storie. Ciao!